Io ho due bambini, una di 9 anni e uno di 11. All'inizio è stata sicuramente dura per loro, però insomma poi piano piano la situazione ha preso una piega diversa e se ne sono fatti una ragione. È stato sicuramente più difficile per me. Parliamo di scuola. Vi prego di dedicare 5 minuti di attenzione, perché questo tema sta diventando il tema fondamentale del dibattito politico di queste ore. Di Trenitalia, proveniente da Salerno e diretto a Milano Centrale, delle ore 7:00, è in arrivo al binario 19. Mi chiamo Gennaro. Mi chiamo Monica. Sono Giuseppe Volono. Sono Marcella Raiola. Sono una docente di scuola primaria, entrata in ruolo a novembre scorso a Genova. Sono insegnante, ho 51 anni, sono di Napoli. Dopo aver lavorato per oltre un decennio con continuità nella mia provincia, sono stato assegnato a settembre dell'anno scorso a Genova. Sono una docente precaria della scuola pubblica italiana. Vengo da Castellammare di Stabia, sono stato destinato in fase B a Trieste. Nel mio caso io sono finita a 700 chilometri dalla mia terra, dalla mia famiglia. Tutto questo è legato alla legge 107 sulla buona scuola, che ha, diciamo così, voluto in un certo senso sanare la situazione delle graduatorie ad esaurimento che si erano create negli anni. Io sono di ruolo in fase B a Trieste, mia moglie in fase C a Napoli, quindi abbiamo anche un ménage à deux, come si potrebbe dire in francese, quindi magari io rientro a Napoli e lei va fuori perché ha un punteggio inferiore al mio, quindi comunque siamo in due ad essere in ansia, con una figlia che comunque più volte, non solo l'anno scorso ma anche quindi all'inizio anno scolastico, ma anche adesso continua a dire: ma voi proprio i professori dovevate fare. Non riesco neanche a immaginare come potrò attraversare un altro anno, diciamo, doloroso come è stato quello di quest'anno, cioè come è stato quest'anno. E certamente fa rabbia non averlo scelto. Io ho due bambini, una di 9 anni e uno di 11. All'inizio è stata sicuramente dura per loro. Però insomma poi piano piano la situazione ha preso una piega diversa e se ne sono fatti una ragione. È stato sicuramente più difficile per me. Inviare prima un curriculum vitae su un portale di istanze online, poi invieremo le domande alle scuole, i dirigenti dovranno darci l'ok, dobbiamo accettare entro 24 ore. L'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici ha fatto una nota spiegando che la tempistica è molto ristretta e che ci sarebbero poi i rischi di non fare dei controlli, delle valutazioni oggettive. Sarà il trionfo del clientelismo. Nel caso mio è una scelta mia, ma ci sono più di 20.000 docenti che sono stati impossibilitati per motivi contingenti e personali a fare la domanda, e questa è un'altra cosa che va sottolineata. Il godimento di questo diritto è stato condizionato all'esistenza di certe condizioni. Non tutti possono prendere la valigia e andare fuori. Ricordo per esempio un'anziana maestra di più di 50 anni con la madre a carico 95enne ed invalida che in lacrime chiedeva dove mai potesse andare a quell'età e con il genitore a carico, figlia unica, dove mai potesse diciamo recarsi a fare quello che fa, tra l'altro egregiamente, in Campania da 20 anni. Noi siamo dei precari di ruolo, quindi c'è un'altra forma, un altro status di insegnante, cioè insegnante di ruolo, il precario, cioè il precario di ruolo. Noi siamo precari di ruolo, ma alla fine tutti quanti noi saremo precari di ruolo. Cioè,
sicuramente uno stravolgimento dell'esistenza, c'è sicuramente uno sradicamento, c'è sicuramente, perché non dirlo, proprio una difficoltà materiale a trovare un alloggio, una situazione abitativa autonoma, decente nel momento in cui ci si trasferisce in una grande città. Sembra quasi che sia un disegno proprio per avere mano libera e fare quello che alla fine si vuole.